non avere paura di seguire Gesù. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto. Buona giornata, carissimi amici. Con grande gioia anche oggi apriamo il nostro cuore e riceviamo la parola di Dio nel Vangelo secondo Luca, capitolo 9, 43b fino al 45. Mentre tutti erano ammirati di tutte le cose che faceva, disse ai suoi discepoli: mettetevi bene in mente queste parole. Il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini. Essi però non capivano queste parole. Restavano per loro così misteriose che non ne coglievano il senso e avevano timore di interrogarlo su questo argomento. Amen. Carissimi, siamo di fronte al secondo annuncio della passione di Gesù. Ogni volta i discepoli, di fronte alle parole di Gesù che riguardano la sua missione, l'obiettivo finale, cioè la nostra salvezza grazie alla sua passione, morte e risurrezione, i discepoli non sanno cosa pensare. La via di Dio è diritta, dice il Salmo. La via di Dio però non è larga e spaziosa dove possiamo fare quello che vogliamo, ma è stretta e angusta perché porta alla vita. E la via di Dio, la via di Gesù Cristo, è stata la croce. Attraverso la croce noi siamo redenti. Attraverso ciò che Lui su di sé ha caricato, i nostri pesi, i nostri peccati, le nostre oppressioni, le nostre malattie, tutto ciò che ci opprime oggi stesso era presente sul corpo di Gesù, sulla sua vita, sul crocifisso, affinché noi ricevessimo la Pasqua eterna, la liberazione. Ma quando Gesù lo annuncia, i discepoli non riescono a comprenderlo. Così dice l'Evangelista: essi non capivano queste parole. E non potevano capirle chiaramente, perché era un fatto lontano da loro, ma soprattutto un fatto che non rispondeva alla loro logica. Rendiamoci conto, come abbiamo visto nelle serate bibliche, la storia della salvezza di questo tempo, che c'era un messianismo che attendeva un messia regale, un messia che avrebbe spodestato i romani, i cattivi, per portare il suo regno, il suo trono. I discepoli avevano nella loro mente questa idea: Gesù il re. Un re che non avrebbe avuto di certo il trono sulla croce, ma su un palazzo, sul palazzo di Gerusalemme. Gesù dice: mettetevi bene in mente queste parole. Il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato. Che strano. Dio, colui che è l'Altissimo, Onnipotente, Salvatore potente, si mette, si consegna nelle mani degli uomini. Non risponde alla nostra mentalità, alle nostre attese. Non risponde. Noi spesso siamo scandalizzati di fronte a questo annuncio. Anche nelle nostre vite pratiche, concrete, seguiamo il risorto e abbiamo paura della passione e della morte. Così avviene anche oggi per noi. Quando Luca dice: restavano queste parole per loro così misteriose che non capivano il senso, avevano timore di interrogarlo su questo argomento. Pensate che in greco l'Evangelista usa un verbo molto specifico e dice efobunto, l'imperfetto del verbo fobeo, avere paura, da qui fobia. I discepoli, pensate, sentendo queste parole della passione di Gesù, avevano paura, non solo del fatto, ma anche di capire. Quante volte noi
nella nostra vita. Seguiamo Gesù pensando alle cose belle, ma abbiamo paura di ciò che può accadere perché seguiamo Gesù, perché siamo cristiani. È una realtà che viviamo. Abbiamo paura di testimoniarlo, di annunciare che Gesù è vivo, che Gesù è risorto, che Gesù è in mezzo a noi. Abbiamo paura di capire un progetto di Dio dove Lui ha pensato che io sia il suo profeta, il suo testimone. Perché questo è essere cristiani, testimoniare la nostra fede a coloro che sono nelle tenebre e dire loro Gesù è la luce vera. Ma spesso abbiamo paura che coloro che ci sentono, ci ascoltano, ci facciano del male, pensino male di noi, parlino male di noi e qualcosa ci accada. Così erano i discepoli. Oggi abbiamo bisogno quanto mai dello Spirito Santo. Oggi abbiamo bisogno di invocare lo Spirito del Padre, lo Spirito di Gesù Cristo, il Consolatore che ci rende strumenti efficaci del Vangelo di Gesù Cristo, coraggiosi, senza paura, con un cuore aperto e disponibile ad essere usati nelle mani di Dio. Spirito Santo, noi ti vogliamo invocare oggi nella nostra vita. Grazie perché tu mi fai comprendere che la mia vita con te, in te, attraversa anche situazioni di croce, situazioni difficili dove tu mi chiedi coraggio. Spirito Santo, grazie perché chi ha te non ha paura di nulla, perché tu sei uno spirito di forza. Spirito Santo, ti chiedo affinché io possa essere uno strumento coraggioso, un valido, forte testimone dell'amore di Dio e di ciò che ha fatto nella mia vita. Rafforza le mie ginocchia vacillanti, Spirito Santo. Rafforza la mia fede oggi affinché io possa gioire perché tu sei con me e gioire nell'annunciare che Gesù è vivo. A te sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E allora coraggio, carissimi amici, e accogliete lo slogan di oggi. Non avere paura di seguire Gesù. Lo Spirito Santo è con te e ti darà le parole giuste per evangelizzare le persone che incontrerai oggi stesso. Un caro saluto da parte mia e un abbraccio da parte della Koinonia Giovanni Battista, Oasi di Biella. Ci vediamo domani. Ciao! Parlami, Signore, ti ascolto.